Una buona giornata e bentornati al nuovo giorno. Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte nelle Filippine, nell'isola di Mindanao. Il sisma a circa 20 km vicino a Buala, l'epicentro nella stessa area di un terremoto che molti anni fa aveva provocato 5 morti. Non è stata di USA allerta tsunami, ma si hanno notizie di un numero finora imprecisato di danni a Tulkan. Gli abitanti terrorizzati si sono precipitati nelle strade dopo la fortissima scossa che ha fatto tremare gli edifici. È terminata nel giro di 24 ore la fuga del 36enne accusato della morte di Filomena Bruno, 43enne, uccisa ad Ortanova. Per i dettagli su quanto è avvenuto, per gentile concessione dalla redazione del TG Blu, Luca Pernicia. È durata meno di 24 ore la fuga di Cristoforo Aguilar, di 36 anni, ritenuto l'omicida di Filomena Bruno, la donna di 53 anni, madre della ex fidanzata dell'uomo uccisa a Ortanova con due coltellate al petto. Aguilar è stato fermato a Carapelle, in piazza Sicilia. I carabinieri lo hanno bloccato in un'abitazione di alcuni parenti. Quando i militari hanno fatto irruzione nell'appartamento, il 36enne stava cenando. Alla vista dei carabinieri non ha opposto alcuna resistenza. Secondo alcune indiscrezioni, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, un mese fa era evaso dai domiciliari ed era scappato in Germania con la figlia di Filomena Bruno, una ragazza di 21 anni di cui si era innamorato. Durante la permanenza in Germania, la ragazza però aveva scoperto il carattere aggressivo dell'uomo e, su consiglio della madre, aveva abbandonato l'uomo, trovando rifugio da altri parenti. Così Aguilar sabato scorso è tornato a Ortanova, andando nel bar gestito dal fratello della vittima. Vi era anche Filomena Bruno. Il killer le ha puntato una pistola chiedendole dove fosse la figlia. Dopo quell'episodio i carabinieri avevano sottoposto la vittima a misure di prevenzione personale, invitandola a trasferirsi dalla madre e a comunicare ogni suo movimento. Lunedì sera la donna, in compagnia della madre, si era recata nella sua abitazione di Via Diaz per prendere alcuni effetti personali, però non aveva avvisato le forze dell'ordine. Una volta sull'uscio di casa hanno trovato l'uomo che le ha aggredite, colpendo l'ex suocera al petto con due coltellate. La donna ha tentato la fuga, ma si è accasciata sul marciapiede. Poco distante il luogo del delitto, gli investigatori hanno trovato il coltello utilizzato per l'omicidio. E in aggiunta a quello che ha detto il collega Pernice, c'è anche da dire che ci sono due misure cautelari per lui, per colui che ha ucciso Filomena Bruno. Da una parte, da parte della Corte d'Appello dell'Aquila, in una applicazione di misura cautelare a seguito della sua evasione lo scorso settembre, dall'altra invece da parte della Procura della Repubblica di Foggia per il fermo per l'omicidio commesso ad Ortanova. Passiamo adesso agli esteri, via libera della Camera dei Comuni alla legge presentata dal governo Johnson per ottenere la convocazione di elezioni anticipate per il prossimo 12 dicembre. A rompere lo stallo sulla Brexit, dunque, è stato completato dopo numerosi passaggi in cui il testo non era stato approvato dal Parlamento in inglese. Poi ci sarà la firma della regina e lo scioglimento. I deputati britannici dunque lo hanno approvato e Johnson spera di ritrovare una maggioranza tale da poter mettere in atto la promessa della Brexit. Intanto l'Unione Europea ha concesso tempo all'Inghilterra fino al prossimo 31 gennaio. Ed ora lo sport. Ed eccoci alla pagina sportiva, incominciamo con il calcio. La decima giornata del campionato di Serie A si è aperta con due anticipi. A sorpresa il Verona ha battuto il Parma per 1-0, mentre a Brescia l'Inter vince 2-1 sui Lombardi e per 24 ore si troverà in vetta, anzi si trova in vetta alla classifica. Stasera le altre gare con Napoli-Atalanta, Cagliari-Bologna, Lazio-Torino, Sassuolo-Fiorentina, Juventus-Genoa.
Genoa, Udinese Roma, Sampdoria Lecce. Poi domani si chiuderà il turno con Milan Spal. Completato invece ieri sera gran parte della decima giornata del campionato di Serie B che ha ottenuto questi verdetti. Pisa Salernitana e Chievo Crotone 2-1, Virtus Entella Cosenza 1-0, a Venezia Pordenone Vate Venezia 2-1, Juve Stabia Pescara 2-1, Empoli Spezia 1-1, Cittadella Livorno 1-0, Perugia Ascoli 1-1. Oggi si completa il quadro con le ultime due partite, Benevento Cremonese e Frosinone Trapani. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento oggi alle 13 con Basket Time, la rubrica di speciale News Web 24 dedicato al mondo della palla a spicchi. Prossimo appuntamento con speciale News Web 24 alle 13:45 con il flash di metà giornata. A più tardi.